A Reggio Emilia si vuole ripartire dopo la delusione della finale scudetto. Due volte la palla della vittoria, due volte il ferro a dire di no. Frosini e Della Salda hanno dovuto cambiare qualche pedina, partendo sempre dagli italiani. In regia Stefano Gentile, che dovrà imparare a giocare più per la squadra che per se stesso. Nella posizione di guardia, Pietro Aradori, new entry con voglia di vincere. In ala piccola, il lettone, dal grande talento, Hojer Szilinc, tiro eccezionale e giocatore in costante miglioramento, sotto i tabelloni Achille Polonara ed il suo atletismo, assieme a lui Vladimir Veremenko, vero colpo di mercato della formazione reggiana. Il pivot può fare la differenza. Dalla panchina escono Andrea De Nicolao, dopo la stagione a Verona torna in Serie A, il play tanto caro a coach Vitucci. A Reggio ha una grande chance. Per spaccare la partita uscirà dalla panchina anche Amedeo Della Valle. Gli sarà chiesto tiro da fuori e soprattutto giocare più pick and roll attaccando il ferro. Esperienza e sagacia tattica con Kaukenas e Lavrinovic, gli uomini che dovranno o potranno fare la differenza nei minuti finali delle partite. Cambio del pivot, Pekacek. Al Palabigi sperano di divertirsi come lo scorso anno, sperando in un finale meno amaro.